Nell'anno 1949, un uomo di nome Bruno Gröning suscita un gran clamore intorno a sé. I media lo definiscono un guaritore miracoloso. Migliaia si rivolgono a lui da tutta la Germania. Sempre più spesso giungono notizie di nuove incredibili guarigioni. Persino coloro che sono stati diagnosticati incurabili giurano che egli possieda una forza guaritrice. Per alcuni è un messia, per altri un ciarlatano. Oggi ero a Rosenheim, al Trabahof. Non ci crederai, c'erano migliaia di persone. E quel Gröning che parlava... Oddio, Gröning, ancora con questa storia. Tantissimi ammalati, su sedie a rotelle, barelle. E poi tutto d'un tratto alcuni si sono alzati. Smettila. Jote, mi ritrovai con una mano paralizzata. Non potevo più portare il cucchiaio alla bocca. E questa mano paralizzata fu trattata. Facemmo tutto il possibile per curarla, ma rimase paralizzata. Il volo emiano. Sì, nel 1943 fui ferito a bordo di un sottomarino. L'articolazione del mio gomito sinistro si sbriciolò. E all'ospedale militare navale di Stralsund fui sottoposto a un'operazione. Dopo l'intervento si constatò che il mio braccio non si muoveva più, rimaneva piegato. E così rimasi sino al 1949. Tutti mi conoscevano così. Mi chiamavano l'uomo con un braccio solo, proprio perché sembrava che avessi una protesi. Avevo dolori molto forti e questa sciatalgia cronica che si irradiava lungo tutta la parte posteriore della gamba. A poco mi provocò una paralisi. Si cercò di fare tutto il possibile, iniezioni e trattamenti, ma alla fine il neurologo mi disse: «Non posso fare altro per aiutarla. La trasferisco a Bethel dal professor Jaspersen. È stato il mio primario ed è la persona giusta qui, nella Westfalia dell'Est. Si rivolga a lui». Andammo da questo medico che mi fece una visita molto approfondita e mi disse: «Neppure io posso fare niente per aiutarla. Deve ritornare a casa». E poi, rivolgendosi a mio marito che era venuto con me, «Deve comprare una sedia a rotelle, così sua moglie potrà uscire un po', è ancora giovane». Il problema divenne talmente grave che soffrivo di dolori giorno e notte. Potevo stare distesa solo da una parte, camminavo pochissimo e tutta curva, e non potevo più lavorare. Arrivavano sempre più persone, fino a quando divennero migliaia, approssimativamente più di 5.000. È difficile stimarlo. E poi le guarigioni si verificavano forse in misura crescente. Una delle persone che giacevano sulle barelle si alzò e disse: «Sto bene, sto bene». Ciò che vidi furono le persone sulle sedie a rotelle. E ce n'erano anche un gran numero. Non mi ricordo più con esattezza quante fossero. Seguirono veramente l'esortazione di Gröning. Si alzarono dalle sedie a rotelle e le spinsero da sé. Questo l'ho visto io. Devo ammettere che solo in seguito restai impressionato da questo fatto. Finché rimasi lì sotto e Gröning parlò, non mi colpì affatto. Solo quando vidi gli effetti sulle persone in sedie a rotelle e su quel ragazzo cieco, e poi un paio di giorni dopo su mio padre, allora la mia opinione cambiò radicalmente. È logico, no? Non si può non cambiare opinione. Prima io... No, non lo voglio neanche dire come l'avevo considerato prima. I fatti convincono, no? Io non sono uno che crede tanto facilmente. Prima devo vedere le cose. Mi guardò solo, così. E allora gli mostrai la mano. E poi, non so, c'era un tavolo o qualcosa del genere. Ad ogni modo, avevo la mano così e d'un tratto le dita iniziarono a battere. Tamburellai per un bel po'. In quel momento la paralisi era scomparsa. Avvenne tutto nell'arco di mezz'ora. In quel momento provai a muovere il braccio, che era immobile da anni. E il braccio si raddrizzò. Riuscì soltanto a gridare: «Si muove, si muove!» Er lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen.
Naturalmente ero molto scettico. Non sapevo come classificare tutto questo. Forse ipnosi o suggestione. Tra me e me cercavo di collocarlo in uno schema, ma non riuscivo a trovarne uno. Era qualcosa di completamente diverso da ciò che avevo conosciuto fino a quel momento. Tanto che non sapevo dove collocarlo. Man konnte sich das nicht erklären. Nessuno riusciva a spiegarselo. Se per anni vedi uno con un braccio sempre piegato e poi d'un tratto lo muove, allora sorge spontanea la domanda: com'è successo? E da quel momento parlai sempre a favore di Gröning e ammisi che prima invece non ci avevo creduto. Ma proprio grazie alla mia guarigione mi sono convinto che Gröning era riuscito a fare qualcosa che i medici non erano stati in grado di fare. E proprio in quel momento, in quel preciso istante, in quel singolo secondo, è successo. Non so dire cosa, non so spiegarlo, nemmeno oggi dopo 45 anni so dare una spiegazione. Neanche mio marito ci riesce. In quell'esatto secondo, egli era in piedi e io ero in piedi insieme a lui. In che modo, non lo so, semplicemente mi ero alzata dal divano su cui ero coricata. In quell'istante tutti i dolori erano scomparsi. Riuscivo a stare diritta, senza impedimenti, e stavo di fronte a lui a breve distanza. Non era molto alto. Era appena più alto di me. Potevo guardarlo direttamente negli occhi. Perciò lo guardai negli occhi e vidi un bagliore che non so descrivere. E in quel momento ebbi questa sensazione. Se non ti fossi alzata in quell'istante, avresti perso la tua ultima possibilità. La tua unica e ultima possibilità di guarire. Rimasi là e non avevo più alcun dolore. Ero sempre stata così orgogliosa della mia postura eretta, ma da un anno ormai non riuscivo più a tenerla. Mi aggrappavo ai tavoli e alle sedie e lì, in un istante, mi sono alzata ed ero libera e mi sentivo felice in un modo molto strano. In un'ora di comunità, Adolf Groth conosce Bruno Gröning. Aveva un cancro allo stomaco ed i medici si erano arresi. La guerra ci aveva segnato. La guerra ci aveva rovinato. Tutto lì. Eravamo devastati nell'anima. Non eravamo persone normali durante la guerra. Eravamo delle iene. Le persone normali non riescono ad uccidere gli altri. Noi invece abbiamo dovuto farlo. O tu o io. Questo non è normale. Quando la vita è appesa a un filo, si va sempre alla ricerca di qualcosa. Allo stesso modo quando si è al fronte, ogni momento può essere l'ultimo. È terribile vivere in quella condizione. Quindi non c'è da meravigliarsi se ci siamo ammalati, se ci siamo distrutti mentalmente. Ero talmente malato da avere già un piede nella fossa. Volevo aiuto. Non riuscivo nemmeno più a mangiare. E venni a sapere dal mio medico di famiglia che avevo il cancro allo stomaco. Poi andammo alla conferenza. Non ricordo più come sia accaduto. Ad ogni modo eravamo più persone. È stata una redenzione per noi, per tutti i presenti. La sala era piena. È stata una salvezza per tutti. Ci siamo sentiti tutti come rinati, così leggeri eravamo. La pesantezza era uscita dal corpo. Da quel momento non eravamo più malati. Non sentivamo più addosso alcuna malattia. Era passato tutto. A casa riuscì a mangiare e la malattia non è più tornata. Così facile. Ma è proprio questa la propagazione della forza di Gröning, quella che egli irradiava. E il corpo veniva ricaricato. E quando il flusso, la corrente, scorre nuovamente libera nel corpo, allora tutto può tornare alla normalità. Chi non vuole crederci, lasci perdere. Ma la mia fede
quella nessuno me la può portare via. Questa è la mia opinione. Ce l'avevo allora e ce l'ho ancora oggi e mi va bene. Sono vecchio, oppure sto invecchiando, come posso dire. E questa è la cosa più bella. Sono felice di essere ancora vivo, di essere ancora qui e di essere ancora in buona salute. L'affluenza di persone verso Bruno Gröning è in continuo aumento. Alcuni vedono in lui un nuovo messia, altri lo credono un ciarlatano. Soprattutto l'ambiente medico si dimostra più che scettico nei confronti del fenomeno Gröning. A Gröning viene imposto un divieto a operare guarigioni. Malgrado il divieto, arrivavano da lontano sempre più persone in cerca di guarigione. Le persone che avevano un disturbo fisico o mentale facevano sempre più pressione sulle autorità. Gröning viene accusato di aver esercitato la professione medica senza autorizzazione e di aver pertanto violato la legge sui naturopati. Le notizie si rincorrono quando si viene a sapere che sarebbe stato sottoposto a processo. Si innesca una vera e propria disputa tra medici sul fenomeno Gröning. Non si riesce a classificare gli eventi. Gröning ripete sempre che Dio è il più grande medico e che non esiste l'incurabile. Per lui conta soltanto il comandamento dell'amore per il prossimo e la consapevolezza di non ascoltare gli uomini, ma solo Dio. Bruno Gröning si spiega agli altri così. Voglio essere un punto di riferimento per le persone e indicare loro la via giusta da seguire, la via che conduce a Dio. Voglio riportare le persone alla fede. Non chiedo a nessuno a quale religione o nazione appartenga. Un uomo è un uomo, non c'è alcuna differenza. Per favore, non dite mai che sono stato io a guarirvi. No, io sono soltanto un piccolo intermediario, nient'altro, un minuscolo trasformatore. Chi ha ricevuto aiuto deve ringraziare il Signore. Io non sono niente, Dio è tutto.